Benvenuti su Master and Servant, io sono Olle, stiamo giocando Europa Universalis 4 con Khmer. Come vedete qui siamo in una guerra, iniziata in questo momento contro gli Ajajajajali di fianco a noi, che ha portato in battaglia i due suoi vassalli e noi siamo in guerra difensiva, quindi protetti dai nostri alleati, almeno questo è quello che spero. Mettiamo subito appunto la disciplina. Aumentiamo le truppe, sarà una guerra complessa. Complessa perché loro, come vedete, hanno un generale a due stelle lì che ci odia. E noi direi che siamo forse in maggioranza numerica, ma così adesso facciamo un po' di mercenari e vediamo di tenerci un po' alti. È potenzialmente dannosa questa attività. Però non voglio perdere la partita, la guerra. Ok, dai, allora, 11.000, portiamo su al force limit, iniziamo a dare degli obiettivi ai nostri alleati, direi di stare qui in alto. E poi mi fa un po' paura la gestione dei forti, non so quanto impatto posso avere sugli assedi, quindi quasi quasi io me ne sto in difensiva e magari vado a uccidere piccoli gruppi di nemici che si muovono qui vicino a noi. Praticamente non vado a ingaggiare quei 12.000 lì perché magari ne arrivano altri 10.000 e 22.000 sono troppi. Non riesco a tenerli. Quindi portiamo tutte le nostre armate lì. Intanto i nostri avversari hanno catturato il claim, quindi il motivo di questa guerra, ma non è un problema, quello adesso lo ripeschiamo. Cominciamo a muoverci, andiamo verso la nostra capitale, dai. Cerchiamo un po' di spazzarli via. Ok, dai. Riprendiamoci il core. Intanto stiamo sempre attenti su quello che succede lassù, perché la mia grande paura, oltre a essere attaccato da 20.000 uomini e passa coesi, è quella che buttino fuori i miei alleati. Perché, intanto qui abbiamo perso stabilità, vabbè. Perché i miei alleati sono sì numerosi, ma hanno pochi territori. Quindi rischiamo di perderli subito. Quindi andiamo così con cautela. Questo è stato un azzardo. Bene. Ok, dai, proviamoci. Ok, ottimo. Ottimo, ottimo. Continuiamo così. Togliamo le loro truppe, distruggiamo il loro manpower, il loro morale soprattutto, perché perdono delle battaglie. Io qui probabilmente non farò l'assedio. Anche perché essendo un vassallo, se lo assediamo, non lo possiamo comunque buttare fuori dalla guerra, quindi è un po' inutile. Ava è nostro, ok. Lì giù c'è Ava che sta sulla loro capitale, molto 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 interessante. Ottimo. Qui si stanno riformando. E noi che facciamo? Andiamo a prenderli. Lì non ci possiamo andare. C'è quel forte che ci blocca la strada. Quasi quasi varrebbe la pena buttarlo giù. Quelli rimangono lassù. Boh. Ok. Puliamo. Pulito. Intanto vediamo un po'. Siamo già in una buona situazione. Non male queste cose. Non male, potremmo anche arrivare quasi a una pace bianca. Però, insomma, la pace bianca in una guerra difensiva non mi piace tanto. Cioè, se riusciamo a vincere a quel punto strappiamo qualcosa, anche perché evitiamo il periodo di tregua, evitiamo il periodo di, boh, ingaggio di una nuova guerra, magari offensiva. Insomma, se riesco strappo. Adesso vediamo un po' come va la guerra. Anche perché questa guerra, se gestita in un modo buono, potrebbe essere un'ottima cosa per migliorare le relazioni con i nostri alleati. Perché
Tipo l'Anna qui potrebbe portarsi a casa uno o due territori e renderci la seconda o terza potenza della zona dopo quel territorio là grandissimo e rosso. Ok, di qua solo via mare. No. Questi me li perdo. Quelli arrivano lì su, andiamo a prendere loro. Ok. Ok, ottimo. Così però non me la danno. 1000, perché non abbiamo i forti, giusto? Potremmo chiedere del denaro, vediamo un po', un bel po' di denaro, anche se ho abbastanza fatto, ha fatto un sacco di prestiti, quindi no, però quasi quasi aspetto. Vediamo un po' come va la guerra. Dobbiamo solamente prendere, ah, solamente la loro capitale. Non è solamente, vedremo se cade la capitale. Non ci danno niente, ovviamente. Questo ce lo darebbero. Altre cose? No. Trade non me lo danno. Nemmeno War Up perché ho chiesto i soldi, chiaramente. Qui non c'è niente. Potremmo chiedere dei vassalli. Ecco, quasi quasi. Il rilascio di questi vassalli. Potrebbe essere un'opzione, così diminuiamo la loro potenza in una prossima guerra. O caliamo territori loro, o caliamo qualcos'altro. Dai. Continuiamo. Così stiamo anche proteggendo l'assedio che sta andando avanti lì sotto, da parte di Ava, come lava. Tante cose qui, ok, una nuova missione, dov'è? No. Quella, sì, ok, morale, ottimo. Abbassiamo un po' le War Exhaustion. Poi che altro c'è? Ok, boost di stabilità e siamo contenti. Avanti. Vediamo un po' qua come sono messi, ancora no. Sempre il solito discorso. Ok. Va bene, ci lavoriamo. Ci lavoriamo, dai. Andiamo avanti così. Dove sono loro? Ah, laggiù. Ok, vabbè. Sono pochi, in realtà non mi preoccupano più di tanto. Se anche vanno sotto quelli di lava. Lava, lava. Ok. Cominciamo a spargere i nostri alleati in giro, così li forziamo a fare un carpet. Questi no, perché devono stare sulla capitale. Ok, vai. Quello è nostro, anzi non è nostro ma non è contro di noi, perfetto. Potremmo mandare qualcuno di là. No, 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 no. Inutile, siamo qui. Proteggiamoli. Quelli sono spariti. Dove sono? Qua. Ok. Allora, andiamo addosso, andiamo a spaccarli. Non posso. Ah, ok. Diritto di passaggio. Dov'è? 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 Access. Pam. Ok, adesso siamo liberi di andare a spaccare anche lì.
Allora, alcuni nostri, altri meno impegnativi, va benissimo. Langsang lo mandiamo a liberare il nostro territorio e aspettiamo di vincere la guerra. Già ora? No, va bene, vai. Continuiamo. Torna indietro, ti prego. Questi muoiono. Ok. Anche questi li facciamo morire. Se li becco. No, non li ho presi. Eccoli là. Vai giù, per favore. Mi sono sempre difesi dal forte. Eh sì, andava tirato giù. Potremmo prendere le barchette. Dai, prendiamo le barchette. Ora i numeri sembrano dalla nostra. Andiamo dall'altra parte, se ci riusciamo. Addio, omen. Tanto continuiamo con la conversione perché è quello che serve per diventare una teocrazia. Ci vorrà del tempo. L'assedio è caduto. Benissimo, benissimo. Grande. Perfettissimo. Andiamo a vedere. Cosa ci dai? Vediamo cosa ci dai. Ok, niente, facciamo un bel clear. Ok, ci dai. Oh, ci dà anche questo. Interessante. Questo qui dovrebbe andare al nostro alleato. Perfetto, sì. Ottimo. Anche questo dovrebbe andare al nostro alleato. Perfetto. Esatto, sì, va al nostro alleato. E questo invece va a noi. E non mi farebbe schifo. Allora, dai, vediamo un po' di... vediamo qualcos'altro. Il vassallo non ce lo danno, quindi andiamo a mangiargli del territorio, ovviamente. Questo lo potrebbero rilasciare. Vedremo. Prima prendiamo dei terreni, direi. Non c'è altro. Ok, allora, facciamo i trattati come si deve. Questo. Quello. Sto qui al nostro alleato, che diventa un po' grande, ma ci fa da cuscino. E questo noi, così abbiamo sbarco. Potremmo prendere anche questo territorio. Però questo creerebbe una coalizione minima, in realtà solo contro quel rivale lì. Però quasi quasi me lo tengo per un secondo giro. Anche se spezzerei a metà tutto. Tutto coalizione. Non mi garba la coalizione. Non voglio mettermi a rischio coalizione. Perché se altri due hanno poi un aggressive alto, io lo prendo. Allora, togliamo questo. Direi. Quello lì ci porterebbe qua, però. Questo ci dà la coalizione, ci dà la coalizione, tutto coalizione. Quell'altro non possiamo prendere. Vabbè, allora, vediamo un po' il denaro, che potrebbe già andare bene così, eh. Ok, war rep, magari. Warrap, abbassiamo un po' il denaro, così gli diamo un bel debito che va avanti per tutta la vita. Ok, direi di far così. Perfetto.
Ok, guerra finita, la nostra prima guerra difensiva, ci siamo estesi, il nostro bellissimo alleato, l'Anna, ha preso due territori ed è diventato il cuscino, va bene. Noi comunque con quel territorio al di là del mare possiamo continuare con i core e mangiare completamente fagocitare la carissima Ajajajaja e direi che siamo diventati belli cicciotti. Sì. Cor. Poi. Stability. Adesso ci pensiamo, vediamo un po' come siamo messi. Corruzione, portiamo le nostre armate giù, togliamo i mercenari. Perché sono una spesa che non voglio sostenere più. Plac, plac, perfetto. Ne abbiamo altri? No. Bene. Poi, queste sono le tregue, ok. Queste sono armate. Dopo ne parliamo di War Exhaustion. Stiamo ancora spendendo un sacco. Dovremmo abbassare l'esercito. Intanto, no, questo deve rimanere vivo. Gli diamo una missione che può essere o Protect. No, era pirateria, mi dava uno e qualcosa da qualche parte. Beijing, qua, vai. Ottimo. Ok, abbiamo 7 prestiti. Neanche troppo, dai. Cerchiamo di portarli a zero prima della prossima guerra. Boost stabilità. Ok. Mi sembra tutto sistemato più o meno. Sì, adesso dobbiamo solo gestire i territori. Loro sono alleati con un sacco di gente. Non va bene. Loro sono, ok, tributari dei Ming come noi. Maledetti Ming, prima o poi ci ribelleremo. Ok. Iniziamo ad alzare l'autonomia per scongiurare il problema imminente dei ribelli. Bene. Cosa c'è? Ok. Qua stiamo facendo il core, quasi fatto. E abbiamo tanti ribelli. Dove sono? Allora. Prati. Questo mi dovrebbe abbassare il numero. Ci mettiamo anche i militari sopra. Che a questo punto non abbasso come mantenimento. È un po' rischioso, ma mi servono. Sto ancora perdendo denaro. Perché l'inflazione è molto alta, ho tutte le spese da gestire, ci sta. Allora, ho 4 diplomatic, ma uno al passaggio lo togliamo, così ci facciamo un nuovo alleato. Tolto. Benissimo. Nuovo alleato. Non qua, qua. Chi è che vuole diventare mio amico? Nessuno. Però questi due sono quasi papabili. Allora, Papa Nyunya Nyang, dove sta? Papa Nyunya. Non lo vedo sulla mappa, andiamo a vedere un po'. Anzi, chi se ne frega, vediamo solo quanto può essere forte. Puff, ha 12.000 manpower, no, fa schifo. Il secondo in lizza è Mangwang ed è interessante perché è lì sopra. Dove sei? Lì sopra. Quindi potrebbe aiutarci per gestire Langsang, che sarà il nostro prossimo nemico mortale. Anche Dai Viet, però Dai Viet mi sembra più piccolino. Quindi mandiamo, anzi, vediamo un po' come è fatto. Sì. Mandiamo un diplomatico, lui è in guerra. Con chi sei in guerra? Dopo ci guardiamo. Ok, com'era è diventato grossettino, eh.
Prima o poi dovremo andare contro il nostro alleato e prendere quel territorio. Quello sì. Ok, core fatto. Altri ribelli, vediamo un po' dove sono. Ok, mettiamo a posto la nobiltà. E facciamo un discorso subito con i super ceti sociali. Allora, Grant. Però non mi danno supporto diplomatico perché è bassa quella lì. Ok, intanto facciamo e poi ce lo teniamo per buono. Questo non si è alzato, quindi dobbiamo aspettare di andare su. Vabbè, dai, si può fare. Ce la teniamo per dopo. Questi. Donazione. Ok, andiamo in debito, ma ci danno dei punti. Diet e supporto. Perfetto. Abbassiamo la War Exhaustion di un paio di punti. Sì. Ok. Niente, adesso dobbiamo solamente gestire i ribelli, vedere un po' se si fanno vivi, proteggerci dai Viet e da Lang Xiang. Adesso vediamo un po' se riesco. Sono sempre loro i miei rivali, ok. Ok. Dai Viet non è alleato con nessuno. Interessante. Dai Viet è il prossimo. Appena recupero il manpower. Anzi, appena faccio i core, direi. Perché se non è alleato nessuno. Quindi facciamo un bel claim. Anzi, forse ce l'abbiamo un claim. Vabbè, intanto lascio andare. Rivelli. Andiamo qui. Dove sei? Qua. Non conosco ancora i nomi. Non li conoscerò mai. Perfettissimo. Direi che ci siamo. Allora, qui, vabbè, stiamo creando i core, quindi piano piano la situazione dovrebbe migliorare. Questo non possiamo toccare. Ok, qua ci sono dei potenziali ribelli. Io aumento. Sì. Perché non posso permettermi di affrontare dei ribelli adesso. Non c'ho voglia. E qua. Ok. Poi. Ci sono dei Ming. Sono in guerra. Ullala, in guerra contro i Ming. Forse non vogliono diventare tributari. Meglio. Meglio. Così mi abbassa il valore dell'alleato. Meglio e peggio, però se devo attaccarlo ho meno problemi. I Ming intanto stanno facendo un po' guerra a tutti, chiaramente ci sta. Loro ancora non mi danno nulla, ma cresce, boh, la dobbiamo far crescere. Allora, Chumbawamba è diventata nostra, ora abbiamo altri core pronti, cioè fra un po'. E abbassiamo l'overextension. Direi che con questo possiamo salutarci qui, darci appuntamento al prossimo episodio. Vi richiedo come al solito di co commentare, farmi sapere cosa ne pensate, mettermi piace, iscrivervi al canale come sempre per farci crescere. Buon luglio!
e a prestissimo con Khmer e col parlare degli obiettivi di questa partita. Ciao!